l'isola dei famosi. Vladimir Luxuria si schiera dalla parte di Eva Anger, come tutti sapranno bene. Eva Anger, circa due mesi fa, ha fatto un'incredibile rivelazione su Francesco Monte, che ha creato polemiche a non finire. Cosa ha detto? In pratica la donna, poco prima di essere eliminata, ha accusato Francesco Monte di aver trasgredito il regolamento, fumando della marijuana nei giorni passati nel residence prima che iniziasse il reality show vero e proprio. Ma non è finita qua, perché la ex attrice di film per adulti, in questi giorni ha confessato a Striscia la notizia che anche altri naufraghi avrebbero fumato. Chi? Filippo Nardi, Rosa Perrotta, Paola Di Benedetto e Marco Ferri. Tuttavia questi ultimi hanno prontamente negato, asserendo di aver fumato solo delle sigarette. Verrà mai fuori tutta la verità su questa incresciosa vicenda? Chissà. Intanto qualche ora fa Vladimir Luxuria ha rilasciato un'interessante intervista a Radio Cusano Campus. E in questa circostanza, come riportato dal blog italiachiamaitalia.it, ha parlato di Eva, asserendo, inutile negarlo, che molti in questo periodo sui social abbiano contestato la ex naufraga dell'Isola dei Famosi, asserendo che non avrebbe potuto giudicare nessuno proprio per via del suo passato nel cinema per adulti. Motivo per cui oggi la nota opinionista di Pomeriggio 5 e Domenica Live ha sferrato una lancia in suo favore, dichiarando che non sia giusto giudicare Eva solo per tale ragione, avendo ormai voltato definitivamente pagina. Vladimir Luxuria esprime una sua opinione su Eva Anger dell'Isola. Vladimir Luxuria, come riportato dal blog Italia Chiama Italia, ha rilasciato un'interessante intervista a Radio Cusano Campus. E in questa circostanza ha voluto esprimere la sua opinione anche su Eva Anger, difendendola dalle tantissime critiche ricevute in questi ultimi tempi per via del suo passato nei film per adulti, asserendo che ormai quel tipo di vita sia acqua passata. Inoltre l'opinionista delle trasmissioni condotte da Barbara D'Urso ha anche rivelato. Insomma, la ex naufraga dell'Isola dei Famosi, dopo tante critiche ricevute per il canagate e per il via del suo passato, ha incassato in queste ore l'attestato di stima di Vladimir Luxuria, la quale ha asserito che sia una donna fantastica e una mamma premurosa. Queste parole faranno piacere ad Eva,